Thank you.
mí, chao. Presta.
no me toca chulo yo. ¿Quién es? Es que voy chelato. Mira. Thank you.
Thank you.
están. Adesso che si avvicina, così lontano non lo vedo. Entra in piazza la contrada Medialune. Entra in piazza la contrada Portacalze. Thank you.
Thank you.
della cara del Resino più bello. Però prima di dirvi i risultati voglio spiegarvi il meccanismo della lotteria. In pratica la lotteria poteva assegnare 10 voti a 3 albi, 5 voti ad altri 3 e agli ultimi 3 3 voti. E quindi quelli scelti dalla giuria per i 10 voti sono Vano Romano, Pagliarone, Cinque voti da invece la giurata di Annolise, Cascoli e Marsegani. Tre voti infine alla giurata di Ani, Campo Sullone e Porta Tappe. Vi do pure lettura della classifica parziale, perché tutti questi punteggi poi vanno a formare la classifica finale con cui degraderemo la contrada che si applicherà il trofeo della testa medievale 2015. Uno scuso, 20 punti totalizzati fino adesso. Vano Romano, 19 punti. Pagliarone, 17. Porta Tappe, 11. Marsegani, 11. Cascoli, 10. Annolise, 7. Ariane, 7. Campozzillone, 6. E proseguiamo adesso con il secondo gioco. Pure questo è un gioco che abbiamo introdotto quest'anno. Dicendolo sempre in forma mediale, e ora le contrade si occorranno con i loro migliori guerrieri nella pugna della torre. Non file morsia, ti preghiamo di estrarre con la tua mano virtuosa lo nome della contrada che combatterà solo in finale. Allora pure qui auguriamo il nome della contrada che combatterà solo in finale. Ecco, la fortunata è la contrada Annolise che sfiderà nel gioco della torre solo in finale, quindi è già andata in finale. Procediamo con l'abbinamento dei manca il guerriero di Campozzillone. Sta arrivando? No, ma perché non lo sanno? L'hanno fatto trovare. Tra poco ci andiamo. Mi raccomando, il rispetto delle regole. Vedete che sta fatta a parete, no? Guarda, ti invito a rispettare benissimamente le regole, perché questo è un gioco, dobbiamo divertirci senza che nessuno ci faccia male, pure perché sono dei giochi molto semplici, quindi se noi rispettiamo le regole non si fa male a nessuno. Quando siete pronti potete partire. Abbiamo finito di vedere tutto ciò per la contrada d'Agno Romano.
si affrontano Cascoli e Marsegani. Ma io inviterei le contate a fare un po' di tifo, se no questi guerrieri sono lasciati solo a se stessi. Bravo, bravo, bravo.
didattica alla Porta Franca. E adesso c'è l'incontro Paco Romano Porta Franca. Chi vince sfiderà Annalise. Naturalmente la finale sono tre, dovranno chi si apre a giudicarsi la finale dovranno vincere tre round su cinque, mentre prima erano due naturalmente, quindi la finale è diversa e quindi chi per aggiudicarsela, il guerriero deve aggiudicarsi tre combattimenti. Thank you.
dove ci aspetta dell'ottimo vino e un ottimo cibo preparato da quelli che stanno delle locande del castello. Per confini, ponti, creti
possedimenti e quant'altro. Questa tratta da Placido Casilese è la classica divisa di una di quelle terre. Sotto l'esito di San Tommaso, se i contendenti appoggiarono una spada, sono pronti. Sia! Per volontà delle signorie e delle madonne, costui avrà la vita. Inchinati al suo signore. Signore, vi ringrazio. La compagnia del feudo continuerà la serata giù in piazza. Grazie. Ringraziamo noi la compagnia del feudo di San Nicola.
10 punti. L'ultimo tiro. Totale di 56 punti realizzati dalla contrada Annolise. Bravo. E passiamo all'arciere della contrada Ariani. Altri due tiri. Fatemi un applauso di incoraggiamento. Ultimo tiro. Bianco a zero. Applausi a questi arcieri,
regalo, no? No, ma non si può fare. Voi incoraggiate dopo? Non si può fermare perché ho fatto. Bello. Dio, Leo, sei punti. Ultimo Dio, Rosso, 10 punti. Trenta punti per la contrada Pagliarone. E adesso l'arciere della contrada Porta Frate. Rosso.
Milano e degli altri feudi, la eccellentissima commissione ha denominato vincitore della competizione la contrada Mosfuso. Con la sua valentissima CIE Giuseppe. Bravo! E lo suo valentissimo guerriero, che non ricordo, Alessio. E la splendida bontà e l'impegno di tutti i contadini. Un applauso al Mosfuso. Salutiamo il vincitore con un massimo applauso e spirito di trombe e lo invitiamo davanti all'eccellentissimo Consalvo per ricevere lo meritato premio dei campioni delle arcieri e delle contrade della Feudo di Mignano. Questo è il gagliardetto che Ettore appiccherà sul gonfalone della contrada. Gonfalone della contrada. E poi la premiazione da parte del sindaco dell'arciere della contrada vincitrice. Arriva il gonfalone del Mosfuso? Ecco, se la vicino qua il gonfalone, il conte Ettore della Mosca ti premia. Della parte del sindaco.
Thank you.